Amici della Palla Arancione, buona serata a voi tutti, agli ascoltatori, a chi gli piace il basket, a chi con queste immagini andrà a seguire questo incontro che abbiamo scelto appunto per testimoniare che noi siamo presenti nel campionati minori, ma questo è un campionato, è il top dei campionati per quanto riguarda il Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro e siamo al Palasport di Cividale. La scuola di Cividale che ospita tutte le partite della A più GSA del suo campionato di Serie A2, ma ospita anche, ossia è la squadra di seduta gialla che è appunto la compagine che gioca anche qui, oltre ad allenarsi ovviamente, che gioca anche qui il proprio campionato. Stiamo parlando dei padroni di casa della Virtus Feletto, allenati poi da un grande della pallacanestro, ossia Lorenzo Bettarini, tantissimi anni playmaker delle più titolate compagini della Serie A del basket friulano. Bene, siamo dunque con questa nostra telecamera a voler guardare il capo classifica del campionato di Serie C Silver, gestito appunto dal Comitato Regionale, contro la Virtus Feletto, una squadra che può annoverare senza nulla togliere agli altri ragazzi, agli altri giocatori di Lorenzo Bettarini, può annoverare, dicevo, il giocatore che lo vedremo in casacca numero 35 in giallo, ossia Ousmane Diop, questo ragazzo senegalese della classe 2000 che è entrato nel roster della serie A2 della pallacanestro udinese, dell'associazione pallacanestro della APU, amici pallacanestro udinese GSA, e appunto con quella squadra ha fatto qualche apparizione, deve ancora maturare ovviamente, però dall'alto della sua altezza proprio ha meriti senza dubbio acquisiti per far parte della compagine di Lino Lardo. E allora siamo comunque qui per vedere, e quindi è chiaro che lui gioca in due campionati, anzi no, tre, perché gioca anche nel campionato Under 18, appunto il campionato che è di sua competenza per i 99 e i 2000. Detto questo, siamo già arrivati con la partita ai 2 minuti dal suo inizio, una partita che vede appunto la Virtus Feletto in tenuta gialla contro Latte Calcio Ubici in tenuta blu, classica tenuta da esterno, da squadra che gioca appunto fuori casa. Allora abbiamo fermo un attimo il cronometro perché gli arbitri dell'incontro, che sono Cotugno e Pais, hanno deciso di fermare in virtù del fatto che il cronometro si è, credo, un attimo fermato. Allora, punteggio 4-2 per la squadra di casa della Virtus Feletto, che è in possesso di palla con questo ragazzo, lasciatemi pure dire così, che è il numero 10, ossia Coletti, che ha speso parte della sua carriera cestistica nel minors con la CBU di Udine e da quest'anno è salito di categoria, e questo è una cosa positiva per questo ragazzo numero 10, che ora ha commesso però fallo personale, ossia Mitch Michele Coletti, che adesso si accusa del fallo personale. 6-2 nel frattempo con Virtus Feletto, che è in fase difensiva contro la Latte Calcio allenata da Andrea Paderni, una squadra che sta facendo veramente vedere i sorci verdi a tutte le altre compagini della Serie C Silver, e ha ben diritto perché sta giocando bene, ha un complesso di giocatori importanti che conoscono la pallacanestro e si conoscono anche tra di loro. Detto ciò, andiamo a capire un po' come si svilupperà questo incontro, che è giunto al terzo minuto del suo ciclo dei primi 10 minuti della partita. Mitch Coletti finta il tiro, lo finta ancora, il passaggio è verso il suo compagno di reparto che era appunto il numero 19, Dosmo, il donno però aveva sbagliato il tiro, questo è Trevisini per Bianchini lo scarica ancora il pallone dai 6,75 per il tiro di Chierchia,
numero 8 Chierchi. Allora vediamo comunque i quintetti, l'abbiamo detto, numero 10 che è Mitch Coletti, 35 Ousmane Diop, poi abbiamo l'altro giocatore di colore che è il numero 23 Badou Diop, che prende in mano il pallone e lo posiziona a canestro, si è ritrovato proprio in mano il giovane atleta della compagine di Lorenzo Bettarini, poi assieme a lui, come abbiamo detto, il numero 19 Dosmo e il numero 9 che è Dose. E allora, giunti al quarto minuto e mezzo di gioco, 8-2 per la squadra di casa, chiamato time out da Andrea Padelli dell'UBC di Udine. Si riprenderà a giocare dopo il time out chiesto appunto da Andrea Paderni per quanto riguarda la squadra ospite, ossia la Latte Carso UBC di Udine. Lorenzo Bettarini, che lo vediamo appunto inquadrato in questo momento, ha rimandato sul campo ovviamente i suoi dopo anche un time out che sarà andato a definire anche le strategie offensive e difensive. Nel frattempo abbiamo Badou Diop al tiro libero e quindi, ma non trasforma, gran rimbalzo offensivo da parte di Ousmane Diop, il quale però sbaglia da sotto, una realizzazione quanto mai facile, peccato insomma per la sua opportunità buttata al vento in modo abbastanza banale. Ecco Trevisini numero 4 per Latte Carso, il tiro molto corto, il rimbalzo ancora di Badou Diop per il suo playmaker Mitch Coletti, marcato da Trevisini, poi diciamo appunto Chierchia, Mark su di lui, c'era appunto Ousmane Diop, tiro sbagliato, Floreani dalla parte opposta, il tiro anche questo è corto, certo non è un campo facile questo per chi non ha mai giocato perché qui è molto ampio rispetto al normale campo che è il Palasport Benedetti di Udine, almeno per la Latte Carso appunto di coach Paderni. Il numero 23 in casacca gialla, nulla da fare per questo tiro. Floreani numero 8, che fa parte integrante del quintetto della Latte Carso, in 1 contro 1 contro Diosmo, nulla da fare, gran passaggio in assist vincente, un passaggio consegnato verso il numero 19, è appunto il numero 16, scusate, Bianchini, e ci sono due punti per Bianchini. In palleggio l'attacco manovrato da Emicio Coletti, consegnato da Diop, ancora per fascia esterna per il tiro dai tre punti di Ousmane Diop, ma il tiro, avete visto, abballonzolato sul ferro, ancora un'azione offensiva da parte della squadra di Lorenzo Bettarini, poi alla fine è andato a tirare Miscoletti, nulla da fare, il resto è tiro di Trevisini, ancora nulla, 4 punti in 5 minuti e un quarto per Latte Carso, che andrà senza dubbio a cambiare qualche cosa poi nel telaio della squadra posizionata appunto sul terreno, che sta difendendo anche in una zona raccolta. Ousmane Diop cerca in qualche modo una realizzazione che poi viene trovata dopo un rimbalzo offensivo da parte di Badou Diop e siamo sul 10-4, più 6 dunque per la squadra di casa in casacca gialla. Attacco Latte Carso, Trevisini, uno contro uno, offre palla a Chierchia, Chierchia il suo tiro, carezza il ferro, però poi glielo sputa, ancora Ousmane Diop in un cost to cost che poi viene fermato dal fallo della difesa della Latte Carso di Udine, un fallo su Ousmane, il quale avrà ora la possibilità di andare a battere due tiri liberi, ma c'è anche spazio per i primi due cambi per coach Paderni, ossia fa uscire sia Trevisini che Bianchini, ma anche il numero 6 che è Floreani, e quindi un quintetto completamente rivoluzionato, quello di Andrea Paderni, con tre quinti che sono stati fatti uscire e sono entrati al loro posto. Numero 18 Martinuzzi, in classe 1999, un giovane molto interessante, una guardia tiratrice, e poi con il numero 12 Pignolo e poi Cruz Felix numero 13. Ecco, questi sono i tre nuovi entrati per la Latte Carso UBC Udine, che è in attacco ora proprio, qui c'è Cianciotta anche sul terreno, scusate, quindi sono cambiati ben 4 quinti, perché anche Trevisini è uscito, quindi 4 quinti di
sul terreno, quindi è rimasto solamente Chierchia rispetto allo starting five. E allora abbiamo l'attacco ancora del Latte Carso. Questo è stato un cambio che Otto Paderni ha voluto per cercare di cambiare l'inerzia. Il tiro di Cruz Felix è sbagliato, il rimbalzo però su tiro errato è della Virtus Feletto in casacca gialla, che avrà ancora un'opportunità di andare in manovra offensiva con una marcatura ordinata da coach Paderni in più o meno a tutto campo, comunque per rallentare l'impostazione. Badugliov, poi abbiamo Mitch Coletti, uno contro uno, scarica bene la palla verso Dosmo, Dosmo al tiro, è sbagliato, il rimbalzo del lungo Usman Diop, ma sbaglia ancora e c'è ancora l'attacco per il Feletto. Dosmo, uno contro uno, ecco che offre palla al numero 9, Dose, ancora Dose che poi dopo sbaglia completamente tutto e il pallone esce dal campo. Errore di Dose di impostazione offensiva, ed anche Lorenzo Bettarini fa quasi come il suo collega dell'altra panchina, ossia cambia tre giocatori, lascia sul terreno Mitch Coletti e Ousmane Diop, immettendo il numero 6 Bruno e il numero 30 Bonassi, e poi abbiamo il numero 33, Diop. Questa è Diop, insomma la batteria dei senegalesi del presidente Caruso e quindi del coach Bettarini. Allora c'è un fischio degli due arbitri, Cotugno e Paes, come vi dicevo, per fermare un salto difensivo errato da parte di Ousmane Diop, che viene fatto uscire, al suo posto ritorna poi il suo più o meno compagno di reparto, che è Diop Badou. Il possesso della palla è dunque della Latte Carso, il tiro da due punti è per Martinuzzi, sono due punti che vanno a sbloccare un po' la situazione della Latte Carso, raggiunge quota 6 a 7 minuti e mezzo, a 2 minuti e mezzo dal termine del primo periodo. Mitch Coletti, uno contro uno con Martinuzzi, riesce comunque lo stesso ad andare al tiro, il tiro però è corto, il rimbalzo è favorevole però ancora all'attacco dei gialli del Virtus Feletto, che avranno 14 secondi per concludere un'ennesima azione offensiva a 11 a 6 per la Virtus. Ecco, c'è il tiro di Diop, nulla da fare, Martinuzzi che comanda il contropiede che però è abortito dalla difesa del Virtus Feletto, fischia ancora l'arbitro Cotugno, un fallo del numero 33, ci pare, Diop, un fallo che va a far segnalare un primo fallo di squadra lo secondo fallo di squadra del Virtus Feletto, il quarto fallo di squadra della Virtus Feletto, scusate perché il tabellone portava appunto un errore. Grande palla adesso verso Pignolo da parte di Chierchia e una serie di disattenzione, attenzione, c'è un minuto di sospensione chiesto dal Bettarini, però con un attimo di ritardo, forse è stato dato dal tavolo, però comunque c'è un time out in virtù di questo 4-0 che è stato accusato dalla difesa della Virtus Feletto, che ora si trova attorno al proprio allenatore Lorenzo Bettarini. Si riprenderà dal 11 a 8 a favore della squadra di casa della Virtus Feletto, quando mancano 1 minuto e 53 secondi al termine del primo periodo qui al Palasport Longobardi, diciamo pure così, o via Perusini, comunque il Palasport di Cividale del Friuli, dove si giocano tutte le gare interne della A più GSA in Serie A2 e gioca anche in casa la Virtus Feletto anche per quanto riguarda il suo campionato di serie di Under 20. Coletti riesce a liberarsi del pallone pur se marcato in modo aggressivo e raddoppiato dalla difesa del Latte Carso, il pallone esce dal campo sospinto dalla squadra del Feletto, quindi palla persa dopo il time out, brutto rientro
ci dice in americano after time out come sarà, è stato pessimo per la squadra di Lorenzo Bettarini. Infatti il possesso è passato all'Ape Carso con Cianciotte, poi abbiamo, no, è Giuliani, scusate, è stato Tirelli, è entrato numero 20. Mentre Cianciotta, numero 7, riesce a trovare un fallo che dà la possibilità di battere due tiri liberi in virtù del fatto che la Virtus Feneto ha già il suo bonus esaurito, mentre l'Ate Carso Udine ha solamente due falli di squadra. Cianciotta segna il primo, il secondo è corto, il rimbalzo è di Diop, Badu Diop, sempre del suo playmaker Mitch Coletti, che lo manovra sulla parte destra del terreno a Diop, il quale lo svista dall'altra parte. Diop Badu riesce a fare qualche cosa, riesce addirittura a prendersi anche il canestro, ed ecco che con grande volontà può entrare in un'azione di passi, ora non fischiato dagli arbitri, ancora Coletti, buona marcatura dell'Ate Carso, tenta come può il tiro Coletti, poi terminano i 24 secondi utili per andare al tiro, pur se c'era un rimbalzo del numero 23 Badu, e fischia l'arbitro un cambio, la possibilità di un cambio, e ora Bettarini vuole parlarci con il suo playmaker, mandando sul terreno il sostituto con numero 3, Caruso. Ecco, abbiamo intanto il jump shoot vincente di Cianciotta, che tira fuori dal suo cilindro questa sua specialità, una specialità che riesce a far pareggiare le due squadre, 11-11, 30 secondi al termine della partita, quindi dopo un ottimo inizio del Virtus Feletto, ecco che l'Ate Carso è riuscita a rimpuzzare tutto lo svantaggio e ha più difficoltà ora ad andare al tiro, e guardate che tiro ha fatto, quasi, ci è sembrato quasi buttandolo veramente via questo pallone, il numero 6 Bruno, ma il pallone si è insaccato comunque a canestro. Il tiro da tre punti di Felix, altri tre punti di Cruz Felix, e c'è quindi ancora parità al termine del primo periodo di gara, 14-14, con due incredibili tiri da tre punti, con soprattutto l'ultimo, quello di Cruz Felix, che vabbè, uno se lo può anche prendere, però non è la sua specialità. Bene, si va un attimino al riposo lunghino, quindi non quello più lungo possibile, per quello di due minuti, e quindi poi si riprenderà dalla posizione, dalla situazione di parità. Si può rientrare sul terreno di gioco, avete sentito poi la sirena del tabellone ufficiale qui al Palasport di Cividale del Friuli, quella che segna appunto i 30 secondi che mancano alla ripresa del gioco, un gioco che sarà ripreso con il Ate Carso UBC di Udine, che avrà il possesso della sfera e andrà a consegnargliela l'arbitro Cotugno, che assieme a Pais gestisce a livello arbitrale questo incontro. E quindi ecco che il numero 12 Pignolo, poi abbiamo ancora Martinuzzi, Cruz Felix, Tirelli e Cianciotta, questo è il quintetto del UBC Ate Carso, si può riprendere, mentre la Virtus Feletto di coach Bettarini ripropone comunque lo stesso quintetto che aveva concluso il periodo. Intanto c'è il tiro da tre punti di Tirelli, grande rimbalzo di Martinuzzi, pur se c'è la presenza di Diop Badu e di Diop, giocatori che si alzano molto, ma anche hanno una prestanza, soprattutto il numero 23, ma anche il 33, anche Diop ha una prestanza atletica non da poco. C'è un fallo peraltro fischiato, il tiro di Cianciotta si infrange sul ferro, ancora un rimbalzo per l'Ate Carso, c'è ancora Martinuzzi, eccolo che sfrutta il pick and roll con Cruz Felix, ancora Cianciotta, resta il tiro, niente da fare, il rimbalzo di Diop, se ne incarica lui di portare palla, poi lo affida a Caruso in una sinistra per Bruno, e poi ancora Diop, in uno contro uno contro Tirelli, vediamo cosa riesce a fare, si alza comunque lo stesso procurandosi un fallo
che non trova magari consenzienti ovviamente la dirigenza del Latte Carso di Udine, ma comunque pur sempre Paolo è stato fischiato perché in fondo Diouf ha effettuato un uno contro uno in mezzo all'area pitturata e poi si è alzato in jump shoot. Poi diciamo, i tiri liberi però non vanno ad essere, almeno il primo dei due, non va ad essere messo nella giusta posizione, ossia nel canestro qui al palazzetto dello sport. Seconda sua opportunità, buona la parabola, ma la direzione forse leggermente sbagliata, infatti è stato, avete visto, è stato sputato dal ferro del palasport. Buon taglio per quanto riguarda la ricezione di Pignolo, poi Pignolo però in semigancio ha sbagliato l'appoggio, ritorna in attacco la Virtus Feletto, sempre con Diouf, in uno contro uno, non ci sono in facendo di passi, c'è stata una spinta nei confronti di Tirelli che non è riuscito a tenere Diouf. 16 a 14, i primi due punti dunque di questo secondo periodo sono per la Virtus Feletto. Ecco in qualche maniera che anche Pignolo riesce ad arrivare fino sotto e con il sottomano ha depositato, senza che nessun difensore potesse fare nulla, ha depositato appunto il pallone a canestro e si ritorna in parità dopo i primi minuto e mezzo di questo secondo periodo di questa partita di Serie C Silver, gestita dalla Comitato regionale della Federazione Italiana della Pallacanestro, del presidente Giovanni Adami. Ora c'è stato questo spassaggio sbagliatissimo da parte di Caruso e poi Pignolo, centro area, riesce in qualche maniera ad andare fin sotto e a segnare, pur se davanti, a parte che davanti c'era una voragine, poi dopo ha cercato di chiudere comunque Diouf, però ha chiuso commettendo fallo personale, allora proprio lo stesso Diouf viene sostituito dal numero 19 Dosmo, che questo è un ragazzo del 99, come d'altronde è del 1999, come dicevamo anche Martinuzzi, numero 18. Due tiri liberi per Pignolo, giustamente un tiro libero perché il sottomano è andato a bersaglio, quindi per la prima volta l'UBC Latte Carso è sopra nel punteggio, 18 a 16, ha sbagliato comunque il libero. Ora vedete che la difesa del Latte Carso è leggermente diversa, anzi totalmente diversa, perché se prima era a uomo adesso è a zona, viene spinto Dosmo da Tirelli con un fallo dunque che è stato visto dall'arbitro Pais, che ora si avvicina al tavolo del giudice di campo, ufficiale di campo, e ora viene sostituito cosiddetto Cianciu, perché l'ha nominato così Andrea Paderni, al suo posto il tiratore Floreani, numero 6. Allora la rimessa in gioco è per la Virtus, che poi dopo interviene con questo pallone che riesce ad essere trasformato, quindi ha avuto buon gioco sulla pressione difensiva sulla rimessa dal fondo da parte della difesa del Latte Carso. La Virtus riesce comunque a uscire dalla zona difficile, poi però va a concludersi con un tiro, veramente un tiraccio senza ritmo, senza nulla, da parte di Diouf, semigancio per Cruz Felix, recupera il pallone ancora la Virtus Feletto, la squadra di Lorenzo Bettarini, ecco che viene lasciato, viene quasi battezzato Caruso dai due che difendono davanti, mancano 9 secondi per chiudere le azioni, allora ancora pallone per Badu, il tiro di Badu è a bersaglio e ha avuto questa volta ragione nell'effettuare questo tiro, quindi conclusione dell'azione offensiva sua, ma almeno c'era un ritmo, c'era un qualche gioco in più, i passaggi in fasce laterali. Allora Floreani che trova il pertugio a centro area, in qualche maniera grazie anche al tabellone è andato a segnare il 22esimo punto per la UBC Latte Carso, che quindi si propone con più 4 in questo inizio di secondo periodo, e Lorenzo Bettarini vuol parlarci sopra, vuol dire ai suoi giocatori, insomma, così non possiamo affrontare molto lenti con molti errori. Sentiamo cosa vedremo appunto poi come rientreranno dal time out. Terminato il tempo del minuto di sospensione, le due squadre ritornano sul terreno,
Vedete appunto Andrea Paderni, coach del Latte Carso di Udine, con i suoi aiutanti a discutere un pochettino sulle azioni da fare e come costruire questa partita, come gestirla al meglio sia in attacco che in difesa. Ora c'è la difesa lunga cambiata, dunque dopo il minuto di sospensione, ricorderete, prima era difesa zona, adesso sul rientro c'è un allungamento della difesa che poi ritorna a zona, vedete, zona 2-3, 2 davanti e 3 dietro. Questo è Pignolo, il palleggio del numero 6 appunto, Bruno, poi Caruso sbaglia, dalla parte opposta il contropiede del Latte Carso che viene comunque inghiottito dal ritorno difensivo del Virtus Feletto, però insomma, il pallone c'era sempre. La Latte Carso che ora va a sostituire due giocatori, allora esce Cruz Felix per Bianchini ed esce anche Pignolo e fa il suo ingresso Vischi, che salutiamo appunto con questo mini applauso da parte del pubblico, perché ragazzo un po' sfortunato, nel senso che ha avuto un po' di acciacchi, un po' di infortuni al ginocchio, poi però con grande caparbietà Vischi è riuscito a ritornare giustamente sul terreno di gioco per dare manforte alla sua squadra, al Latte Carso, che ora va a sbagliare in maniera assurda con Floriani da sotto. Era quasi cioè lo poteva segnare chiunque, poi però insomma cose che possono succedere. Davanti c'è Trevisini e Vischi in questa difesa zona 2-3 contro l'attacco della Virtus Feletto. C'è Dosmo, forse c'era un'infrazione di passi, il tiro di Caruso, nulla da fare ancora, si ritorna con il pallone in possesso della Latte Carso, 18-24, 24 punti per chi attacca, 18 per chi difende. Amici ascoltatori, eccoci ancora con Floriani, poi c'è Trevisini tira dall'arco dei 6-75, però aveva un piede dentro questo arco e quindi giustamente il canestro viene dato da due punti, con il valore da due punti. Diolfo non riesce a passarla a chi era libero sotto misura, lo ha dato poi dalla parte opposta ad Osmo, il quale però ha sbagliato da sotto. Una grande palla, bravissimo, per la confusione di Floriani, ancora difficoltà per l'attacco del Feletto, recupera ancora la palla il Latte Carso con questa pressione difensiva. Tirelli sbaglia da sotto, però c'è fallo commesso, ci pare, dal numero 6 Bruno, e quindi c'è la difficoltà appunto di portare palla oltre la metà campo, e adesso quindi che chiama Bettarini una serie di sostituzioni per riuscire a far sì che sia più facile andare oltre la metà campo, e quindi ritorna il playmaker titolare che è appunto Mitch Coletti, ma ritorna anche Ousmane Diop, che magari, sapete, quando c'è la pressione si mette in lungo a centrocampo in modo che magari un pallone dalla difesa, dall'area pitturata, può andare a lungo e poi le due guardie vanno oltre la metà campo per ricevere proprio dal lungo. Vediamo se poi sempre Latte Carso continuerà peraltro a marcare totalmente il campo fin dalla zona difensiva della Virtus Feletto, e lo fa in effetti, ma riesce comunque a passare il pallone nella metà campo Coletti, ancora scarico verso il tiro da tre punti di Bruno, il rimbalzo è per Diop Badu, sono comunque più 9 i punti di vantaggio della Latte Carso. C'è questo tiro adesso di Tirelli che non ha nessun ritmo per averlo effettuato, comunque aveva un metro di libertà e è andato appunto a tirare dai 6,75. Vediamo adesso Badu e poi la palla ancora verso Bruno, il tiro di Bruno è sbagliato, il rimbalzo è di Ousmane Diop, il pallone però rimane in possesso della squadra in casacca gialla. Ed ecco che in qualche maniera viene, tra virgolette, punito il Tirelli, forse per quel tiro in precedenza che ha fatto senza ritmo, come io ve l'ho detto, e fa ritornare Chierchia sul terreno anche per alzare comunque il quintetto
Andrea Paderni, perché sul terreno ci sono appunto i due lunghi del Feletto. Recupera palla Diop, il tiro è sbagliato, il rimbalzo però Osmane non riesce a controllarlo e quindi alla fine, dopo un minuto di azione offensiva che non ha procurato nessun punto al Feletto, si ritorna dall'altra parte con Trevisini che poi si alza per andare al tiro e il fallo però nelle mani di Coletti sono proprio su Trevisini e ci sono due tiri liberi, quindi 29-20, mancano 3 minuti e 11 secondi al termine del secondo periodo e quindi della prima parte della gara, poi avremo la pausa lunga ovviamente. Ecco, per Trevisini c'è l'occasione per battere due tiri liberi con il primo che va a bersaglio, ce n'è ancora un secondo a sua disposizione, eccolo che viene posizionato al meglio entro il canestro della squadra della Virtus che può andare in attacco ora. Questo è un lob che non ha nessun senso, in verità non so cosa può dire Bettarini o cosa pensa Bettarini adesso. 20-31, più 11 per la Latte Carso, con Trevisini ancora, si è un po' sciolta più in attacco la squadra di Andrea Paderni, che poi commette fallo con Bianchini su Osmane Diop. Non ci sono tiri perché i quattro falli di squadra sono ad appannaggio solo del Feletto, casacca gialla, non della Latte Carso che ne ha tre. E allora ancora per contro la zona, per attacco della Virtus Feletto, Mitch, il pallone ancora Coletti, ancora smista verso fascia sinistra, tiro al 6-85 per un tiro di Bruno, Mattia Bruno. Bomba dai 6-75, 23 per chi difende, 31 per chi attacca. Loreani, Bianchini, Trevisini, anche lui da 3 punti e lo fa, e quindi risponde al meglio al canestro precedente del numero 6, Bruno. Ancora palla verso Diouf, Diouf, tiro da 3 punti di Mitch Coletti, suo tiro leggermente storto. Dall'altra parte abbiamo dunque ancora la possibilità di vedere Latte Carso con Chierchia, marcato da Diop. Loreani ancora per Bianchini, che preferiscono appunto i giochi più facili laterali. Ora viene rubato il pallone, Bruno uno contro uno e poi con Osmane. E Osmane non riesce a controllare la palla, la quale peraltro viene spinta fuori da un tocchetto di Bianchini. Bianchini numero 16. 20 secondi per l'attacco della Virtus e poi Coletti sbaglia tutto e fa prendere il pallone da Vischi, il quale però poi in contropiede sbaglia anche lui l'appoggio. Chierchia per Floreani, Floreani contro Bruno, si alza Floreani, sbatte il pallone contro la base del tabellone ancora. La fase un po' caotica della partita, il tiro dai 6-75 ancora di un altro tiratore che ha appunto Lorenzo Bettarini e diciamo che tra Bruno e Dose ci sono molti punti nelle mani da questa posizione, dai 6-75 per i ragazzi che sono nati nel 1998. Interviene la difesa della Feletto proprio su un pallone che intendeva servire un taglio sotto canestro del Latte Carso, nulla da fare, si può fermare Osmane Diop solamente con un tiro libero a 47 secondi dal termine del secondo periodo, c'è Andrea Paderni che va a chiedere un minuto di sospensione. Quindi siamo sul 34 per la Latte Carso di Udine e 26 per la squadra di casa della Virtus Feletto, time out come vedete a 47 secondi dal termine. Il pallone è in fase d'attacco della Feletto, in casacca gialla è il numero 9 Dose che l'ha rimesso in gioco per Usman Diop e poi il playmaker ancora Coletti, finta al tiro, pallone ancora per
Bruno, il tiro però è sbagliato, però c'è sempre la presenza di Osman Diop sotto misura e ora fa un bel movimento anche di la pivot, vero, nel senso che ha preso il pallone, si è girato e l'ha inserito in canestro, portando la sua squadra a meno 6, 34-28. Ultima azione, crediamo, di questo secondo periodo con Floriani al tiro da due punti. 10 secondi per la Virtus Feletto, 28-36 il punteggio. Ecco ancora per il tiro di del numero 9 Dose, una cosa che nella pallacanestro accadono, ha tirato dai 7 metri e mezzo, se non andiamo errati, 3 punti comunque valgono sempre, e si chiude con il più 5 a favore della Latte Carso di Udine nei confronti della Feletto, 36-31, e ci sentiamo per la seconda parte della gara. Parasport di Cividale del Friuli, e la partita che stiamo seguendo assieme a poco pubblico, nel senso che comunque siamo in un palazzetto che contiene 2500 posti a sedere, per cui figuratevi un po' se magari ci fossero tutte queste persone a guardare una partita magari di serie C Silver, ma comunque noi ve la facciamo vedere perché c'è tanta passione attorno a quella società, tanta voglia da parte dei giocatori di farsi vedere e di giocare una buona partita, una partita come quella che stiamo seguendo fra i padroni di casa che sono in casacca gialla della Virtus Feletto contro la squadra che nel campionato di serie C Silver è ai primissimi posti, ossia Latte Carso UBC Udine. L'attacco è per la Virtus Feletto che è sotto di 5 punti, 36-31, Mitch Colletti sbaglia la sua performance offensiva, 36-31 in virtù di due periodi di marca, il primo di marca della squadra di Lorenzo Bettarino, ossia della Virtus Feletto, il secondo di marca udinese della squadra di Andrea Paderni, per cui siamo a questa situazione in cui il Latte Carso comunque fa un altro ulteriore passetto in avanti nel senso del punteggio, perché col canestro di Trevisini si porta a più 8, quindi 39-31. Amici ascoltatori, amici della pallacanestro, amici della palla arancione a strisce beige come quella appunto di una famosa casa di produzione della stessa, ed ecco dunque che siamo con questo tiro di Diop, Badu Diop a sbagliare, poi c'è Miss Coletti che prende il rimbalzo e si erge da protagonista e va a segnare due punti importanti per rimanere così incollati e in scia dunque della squadra della Latte Carso, che è ospite quest'oggi qui a Palazzetto dello Sport di Cividale del Friuli. E c'è Cruz Felix, tiro dalla distanza, il pallone abballontolato, avete visto, sul ferro, è stato sputato dal ferro arancione appiccicato al canestro di cristallo, al tabellone di cristallo. C'è un fallo però poi su Trevisini che è andato intelligentemente a canestro, ed ecco che in questa rimessa in gioco ha beffato, si è preso beffe della difesa della squadra appunto di Lorenzo Bettarini, ci sono andati due punti, ma quanto mai tranquilli e chiari. Dall'altra parte però, per farsi perdonare in qualche maniera, ecco che Badu Diop è andato a siglare due punti importanti. Dall'altra parte ancora Trevisini, il rimbalzo è però per Badu, per Diop Usmane, il quale si fa ciurà prendersi questa palla da Chierchia, cambia completamente il gioco dall'altra parte per Floreani, il quale tiro si ferma sul sostegno del ferro, nulla da fare ancora, un minuto giocato, ma intanto già tre azioni offensive. Diop, Usmane, che gioca, vi ricordavo, anche nella prima parte della gara con la serie A2 di Lino Lardo, semigancio, e c'è Badu che ha preso il rimbalzo, non però avendo la sensibilità giusta per andare a ripiegare l'azione a canestro. Ancora Cruz Felix, anche in questo caso un altro pallone sputato dal ferro, ancora Badu per il suo playmaker Coletti, poi abbiamo il tiro da tre punti di Diop, nulla da fare, e rimbalzone ancora di Badu, la stoppata di Chierchia,
non vale il canestro siglato da Coletti, perché l'arbitro Pais, che gestisce la partita a livello arbitrale con Cotugno, è andato a stoppare e poi il pallone e ha visto un fallo, e dunque ecco questo è il secondo fallo della, il primo fallo della Latecarso contro i due della Virtus Feletto, altro tiro sbagliato, e poi da sotto si fa ovviamente luce la potenza atletica e fisica dei 2 metri e 5 e 6 di altezza di Ousmane Diop. 37 a 41, amici ascoltatori, amici del basket, Chierchia in fase offensiva, interviene quasi Badu, il tiro ancora di Trevisini, il tiro è corto, buon rimbalzo di Chierchia, poi però anche lui non riesce a trovare il pertugio necessario. Dall'altra parte abbiamo il tiro di Bruno da tre punti, nulla da fare, si getta rimbalzo Mice Coletti, ancora Dose, poi Bruno, Dose, le guardie fraseggiano fra di loro, poi alla fine giustamente c'è stato il tiro del numero 9, appunto Dose, a chiudere l'azione, esce il pallone dal campo e c'è ancora un'azione per andare a casa, fasi un po' caotiche di questa partita dopo i primi 4 minuti del terzo periodo, siamo al punto medio di 41 a 37, di una partita che al momento non ha dato nessuna situazione o per l'una o per l'altra squadra. C'è un richiamo adesso da parte dell'arbitro Pais perché c'è stato un rumore sulla protezione, quindi un pugno di stizza da parte di un giocatore perché i suoi due tiri erano cruciferi, non sono andati a bersaglio, ma può ovviamente succedere. Pensate un po', qui perché non c'è nessuno ovviamente si sente, se ci fosse il frastuono fra dei 2000 persone non si avrebbe sentito assolutamente niente. Allora adesso c'è stato un avete visto appunto eloquente l'immagine, ossia si è liberato in maniera abbastanza furente Badu dell'abbraccio che Martinuzzi gli ha dato, ma insomma nulla di grave, né tantomeno di fallo volontario, crediamo. Allora, Cianciotta, Lottecarso, Udine in fase offensiva, questo è Chierchia, vediamo se sfrutta l'uno contro uno, lo effettua, ma poi su di lui c'è il fallo personale del numero 23 di Diop Badu. 37 a 41, siamo a 4 minuti e 20, è un'altra sostituzione per Andrea Paderli, entra Pignolo al posto di Trevisini. Quindi Martinuzzi farà da playmaker, quindi da costruttore del gioco offensivo. Cianciotta per Pignolo, Pignolo per Chierchia. Ecco Martinuzzi, il quale però viene fermato fallosamente dal numero 6, appunto Bruno. E c'è il terzo fallo di squadra, per la Virtus Feletto in casacca gialla. Ora c'è Martinuzzi in possesso di sfera, Pignolo trova Bianchini, chiuso dai due difensori, ancora il tiro da tre punti di Martinuzzi, e per Martinuzzi è doveroso un primo piano con questo tiro da tre che va a proporre un più 7 per Lattecarso. Ecco ancora interferenza della difesa della Lattecarso che va a rallentare quindi l'azione offensiva della Virtus della Virtus Feletto, appunto del presidente Caruso. 37 per chi attacca, 44 per chi difende. Coletti, numero 10, ancora per Bruno Coletti, Dose, è trovati in pivot sia Ousmane, con tutti e due, sia Ousmane che Badu. Altro tiro da tre punti, e se abbiamo fatto un primo piano prima di Martinuzzi è doveroso farlo anche adesso alla guardia tiratrice di Bettarini, questo numero 9 che è appunto Dose, il quale recupera anche un ottimo pallone e quindi ha procurato
ovviamente grande situazione offensiva con schiaccione di slam dunk di Ousmane e Diop, che è andato via sul fondo, nessuno poteva fermarlo ovviamente, e siamo a meno 2 per la Feletto, per il Feletto, quindi un momento di difficoltà per la squadra di Udine. Socchierchia ancora per Pignolo, Pignolo si infrange contro l'uscita tempestiva e con perfetti tempi di Ousmane Diop e del suo collega, stesso cognome, Diop, Badou, numero 23, e Andrea Paderi non ha con qual altro che andarci a parlare sopra per un minuto, con un minuto di sospensione a 4 minuti dal termine del terzo periodo, su punteggio di 44 a 42. Lorenzo Bettarini, eccolo che va a riposizionare il suo quintetto sul terreno di gioco, il quintetto che poi presenta dei nuovi innesti. Vediamo appunto che dopo il minuto di sospensione Lorenzo ha immesso sul terreno il numero 12, che risponde al nome di Basso, e ha messo anche sul terreno il numero 21, che risponde al nome di Paolini. Questi sono i due, dunque, nuovi giocatori a disposizione di Lorenzo Bettarini, e quindi ha lasciato solamente il numero 9 Dose sul terreno assieme ai due pivot, ai due Diop. Quindi questa è la situazione. Vediamo un buon passaggio verso Cianciotto, che grazie all'utilizzo del tabellone è riuscito a segnare due punti importanti per riprendere almeno un due possessi di vantaggio. Ecco, c'è Badou contro di lui, c'è Bianchini, gli è bastata la mano davanti, c'è Martinuzzi per Cianciotta, si attende lo schierarsi degli altri compagni. Pignolo, ecco il taglio sul davanti per il tiro ancora di Cianciotta, però questa volta è un po' troppo, credo, affrettato, ce lo dirà Andrea Paderi. Comunque quello è lo schema, su, appunto, girare il pallone sulla parte, su un lato, e il taglio dalla parte opposta a centro aria sul taglio, sulla difesa a metà fra i due davanti e i tre dietro, perché sta difendendo a zona la squadra di Lorenzo Bettarini. Ora c'è un fischio dell'arbitro per un fallo ai danni dell'Alte Carso, se non andiamo errati, sì. E c'è intanto un cambio tra Diop, numero 33, al posto del numero 23, Diop Badou. E cambia anche Lorenzo Bettarini la situazione in campo, mandando in panchina a rifiatare il numero 8 Chierchia e richiamando Tirelli sul terreno. Questo è Basso per Diop, e poi c'è Dose, Diop, palla per Ousmane Diop, che si gira bene, c'è il fallo fischiato alla difesa dell'Alte Carso, che va a effettuare il suo terzo fallo di squadra. Ci sono anche due tiri liberi per Ousmane Diop, vediamo se ha una mano aggraziata per riuscire a inserire il pallone a canestro, sfruttando dunque al meglio il fallo su di lui commesso, ma il primo tiro è corto, come avete visto, 42-46, più 4 per la Latte Carso nei confronti del Feletto, che è in lunetta con Ousmane Diop. Ecco il secondo tiro libero per lui, e c'è il canestro, uno solo, quindi uno su due, c'è un cambio. Ecco che viene fatto uscire Cianciotta per il Latte Carso e rientra Floriani. Floriani che quest'oggi non l'abbiamo visto come di consueto, ma Bettarini, che è un filone, sa che è un giocatore che tira dai 6,75, per cui gli ha sempre fatto trovare un avversario davanti a lui. Ed ecco che sul recupero difensivo la squadra di Paderni ha commesso fallo personale, e con questo fallo è il quarto.
si rimette in gioco il pallone dunque per il Feletto, il numero 12 che è appunto Basso e poi Diouf. Basso ancora, si sposta sulla fascia di sinistra, offre palla ancora Ousmane Diop e il braccia contro il corpo di Ousmane non sono permesse dal regolamento, quindi Tirelli commette fallo personale appunto su Ousmane, il quale ritorna dunque in lunetta. Nella precedente azione ha fatto un 1 su 2, vediamo se va a migliorare la sua percentuale. E il tiro è buono e dunque c'è due realizzazioni su tre tentativi, quarto tentativo per Ousmane Diop e può portare a meno 1 lo svantaggio della Virtus e in effetti fa così e quindi siamo sul 46 per chi sta attaccando ora contro i 45 della squadra che ospita questo incontro qui a Cividale. Abbiamo il tiro dai 6,75 intanto di Tirelli, il pallone sfugge alla difesa della Virtus perché aveva effettuato un buon tagliafuori, poi però è stato toccato il pallone che è andato beffardamente fuori dal campo. Altri 14 secondi per l'attacco della Teccarzo che però sbaglia tutto, sbaglia il passaggio, poi fa anche fallo e consente di far andare ancora in lunetta Ousmane Diop. Insomma, momento di sbandamento della squadra di Andrea Paderni che fortunatamente c'ha davanti a sé solamente 1 minuto e 59 per concludere il terzo periodo e quindi potrebbe parlarci sopra dopo. Peraltro è ancora sopra nel punteggio di un punto, anzi adesso no, perché Ousmane va a segnare di nuovo il primo libero a sua disposizione, ne ha un secondo, ecco che lo effettua. Questa volta è corto, il rimbalzo è per Pignolo e dall'altra parte il numero 21 Paolini commette fallo, ma non è il quarto, quindi non dà adito a tiri liberi ma solamente al quarto fallo di squadra. 1 minuto e 57 al termine del terzo periodo, siamo in perfetta parità, 46 a 46. Martinez per Floreani, taglio di Pignolo e poi Pignolo chiuso da due avversari, ha difficoltà a servire chi era libero sotto canestro grazie appunto al raddoppio di marcatura, ma il pallone poi viene sospinto fuori invece dalla difesa della Feletto. Ecco ancora Floreani, riesce a servire Bianchini, il quale poi velocemente, ricevendo il pallone lì sullo smile, quindi su quella striscia, quella linea che c'è nell'area pitturata, una linea che peraltro viene quasi mai osservata da quasi nessuno, è andato a segnare, poi perde palla il Feletto, sbaglia il tiro dall'angolo Martinuzzi, Basso tenta una sua realizzazione, nulla da fare, c'è Diop che però sbaglia da sotto, rimbalzo ancora per Pignolo, un minuto al termine del periodo, altro pallone gettato, regalato alla squadra avversaria. Vabbè, siamo vicini a Natale quindi regaliamo un po' di palloni, non c'è problemi, vicini, mancano un mese ovviamente. Ousmane Diop, c'è un fallo della difesa nei confronti sempre del lungo di casa Feletto ed ecco che non ce la fa più a resistere per ulteriori 51 secondi e Andrea Paderni ha detto: senti, venite fuori che per evitare ancora qualche altro fallo, e ripropone Cianciotta numero 7 in guardia e in playmaker Trevisini con numero 4 e nel frattempo Ousmane Diop è sempre lì nella sua lunetta per tirare i liberi a suo vantaggio, a vantaggio della sua squadra ed ecco che la sua opportunità ed è il settimo tiro a sua disposizione, va a bersaglio, quindi ecco che c'ha anche un secondo e quindi è l'ottava opportunità. Quindi 5 su 8, buono per Ousmane Diop, 48 pari a 46 secondi dalla fine del terzo periodo. Altro pallone che poi il Feletto tenta di recuperare, quasi ci riusciva. Vediamo se gli arbitri decidono per chi sarà questo pallone. È per la squadra
del latte Carso, che ha ancora 15 secondi e partirà peraltro dalla fase difensiva per portare palla oltre. Lo ha fatto Tirelli, pallone che quasi viene regalato ancora una volta, il tiro di Cianciotta è sbagliato, il rimbalzo è di Ousmane Diop, poi c'è Diop ancora nelle mani di Cianciotta, potrebbe chiudere con questa azione il periodo latte Carso, vediamo. Floreani, il tiro dalla distanza, e ha ragione Flo per i suoi 3 punti, e quindi può ancora avere 10 secondi, vediamo chi tirerà dalla distanza, forse è Ousmane Diop, da 3 punti, tiro è corto, ancora 2 secondi, ancora Floreani, quasi ce la faceva, però insomma forse si poteva chiedere troppo in questa azione, quindi si chiude con un latte Carso sopra di 3 punti per andare all'ultimo quarto, 51-48, questa è la situazione dopo i primi 3 periodi. Riprendiamo la nostra cronaca con la ripresa intanto di papà Chierchia, che segue appunto le gesta della latte Carso del figlio in questione, ma è da ricordare appunto il capo tifoso in Friuli Venezia Giulia del club Napoli, Napoli Calcio stiamo parlando, e quindi grandissimo appassionato anche dello sport del pallone, ma simpaticissimo ovviamente trascinatore anche di tutti i tanti napoletani che sono qui nelle nostre parti. Beh, bene, dopo questa chiacchiera dell'amico Chierchia andiamo a vedere che cosa è successo. Beh, un tiraccio del latte Carso nella prima sua opportunità offensiva, latte Carso ha sbagliato la sua opportunità offensiva e quindi può andare a posizionare un attacco contro la difesa a zona del latte Carso, la Virtus Feletto, che ha ripreso a giocare con il stesso quintetto che aveva chiuso dal terzo periodo. Questi è Basso, il tiro del Basso è un po' così, giustamente tirato, mancavano pochissimi, un secondo mi pare ai 24, e quindi ha fatto ovviamente bene, poi dopo bisogna anche buttarla dentro nel caso, però insomma non si può non tentare. Tre Trevisini, stoppone di Ousmane Diop, ecco Cianciotta. Braita dalla panchina Lorenzo Bettarini dicendo a Diop prendi questa palla e non mandarla chissà dove, insomma tienila lì e non palleggiare, giustamente, perché infatti gli è stata presa dal palleggio un difensore della squadra dell'Ate Calcio. Palla persa ancora per Feletto, avete visto che c'è stata un'infrazione di passi fischiata dalla coppia arbitrale che è formata da Cotugno e Pais, e quindi pallone ritorna nelle mani del, quasi un ping pong insomma, nelle mani del latte Carso, che è sempre sopra di 3 punti, 51-48. Allora c'è Trevisini, sfrutta un pick and roll con Chierchia che riceve il pallone, tenta un 1 contro 1 nell'area titolata, poi scarica giustamente fuori per Trevisini, 6-75 sono per lui un non nulla per siglare un tiro da 3 punti che gli dà respiro alla squadra di coach Padelli e del suo staff intero. 54-48, 8 minuti ancora da giocare, il tiro di Diop in qualche modo va a colpire il ferro, il pallone ancora per Ousmane Diop, vediamo che si trova in qualche modo ad andare a tirare, ma non è riuscito ad avere molta coordinazione, poi sbaglia tutto ancora l'attacco del Feletto. Chierchia in 1 contro 1 riesce a dar palla a Bianchini, il quale l'MLM piano piano è rimasto lì nell'area titurata, e ci sono 2 punti, quindi 5-0 in pronti e via dopo un minuto e 15, 56-48, e Bettarini cosa fa? Giustamente chiama un minuto di sospensione chiedendo ai suoi maggiore concentrazione, soprattutto offensiva. Pronti per riprendere il gioco sono i giocatori di Lorenzo Bettarini, che appunto hanno il pallone fra le mani. C'è la difesa aggressiva tutto campo da parte della Latte Carso, ritorna sul terreno il playmaker titolare che è Michele Mitch Coletti, il tiro è un po' sciagurato di Diop, poi dopo l'ha anche preso
su un rimbalzo lungo e lo riprende quasi. E adesso forse Bettarini gli dice: beh, senti, vieni qua che hai fatto una scemenza, è meglio che rimetta sul terreno Badiou Diop, visto che non stai ad ascoltarmi quello che dico durante i minuti di sospensione. Pensiamo che sia stata questa la decisione di Lorenzo Bettarini, che quindi rimette sul terreno i due Diop. Vediamo l'attacco del Latte Carso contro la difesa di Lorenzo Bettarini, c'è Cianciotta e poi Chierchia, il tiro di Chierchia è da 2 punti per il Chierchia, però sono più 10 per Latte Carso, che si allontana pericolosamente dalla squadra che è nei primi posti della classifica di serie C Silver. Amici ascoltatori, ecco che chiude bene in difesa zona anche Andrea Paverdi, che però adesso è sconsolato, ha visto che ha tirato dai 6,75 il numero, appunto, il numero 6, che è Bruno, il quale ha segnato da 3, come ha fatto adesso anche dalla parte opposta Cianciotta, mettendo pace in panchina della Latte Carso Ubici di Udine. 6-1 a 51, ecco per Coletti, e poi abbiamo ancora lui, il pallone è per il giovane in numero 11 Petris, che è appunto entrato, stiamo andando a leggere appunto chi è forse questo giovanotto. Altro tiro da 3 punti per Cianciotta, il rimbalzo è per Latte Carso, no, è per il Feletto, l'arbitro Cotugno ha visto una deviazione da parte di chi è andato a rimbalzo della maglia blu. Coletti allora, raddoppio di Coletti, palla che però va fino a Diop, raddoppio anche per Diop, però lui si è mosso bene, ha aspettato che gli vada a franare addosso appunto il difensore di Andrea Paverni, e c'è quindi una rimessa in gioco, va a incrementare il fallo. I falli personali, i falli di squadra sono 1-0 per Latte Carso, che è sopra di 10 punti, 61 a 51. 5 minuti e 38 da giocare, Petris, e poi il tiro di Mitch Coletti, ne esce un assist per Ousmane Diop, il quale si è trovato appunto in quella posizione che a lui è regina, perché in fondo se lui ha la palla lì chi va a stopparlo? Infatti si è stato commesso su di lui il fallo personale, ed ecco che ci sono i due tiri liberi ancora per Ousmane Diop. Prima è stato con percentuali positive 5-8, adesso però il suo primo tiro dei due che ha a disposizione va fuori dal ferro, 61-51 rimane, 5 minuti e mezzo ancora per chiudere questa azione, anche il secondo è fuori, attenzione che fischia l'arbitro. Forse un altro fallo, no, sì, è un fallo però in attacco, è un fallo del numero 23, se non andiamo errati, il fallo di Badiou Diop. È a 5 minuti e mezzo, Latte Carso che può anche giocare un pochettino con il cronometro, anche se manca veramente un'enormità nella pallacanestro. Attenzione, Pais ha visto un fallo di Mitch Coletti su Trevisini. Adesso per Feletto si tratta di cercare di stringere la difesa. Petris marca appunto Floreani, attenzione Petris, Floreani è un tiratore dalla distanza pericolosissimo. Ecco che effetto è il tiro, ed ecco che se Canestro nemmeno mi avesse sentito. E c'è il massimo vantaggio per la Latte Carso in questa partita, 64-51 più 13 a favore della Latte Carso di Udine, che difende a zona, in palla per Petris, attenzione in situazione di passi fischiata all'attacco della squadra di Lorenzo Bettarini, che ora va a rimettere sul terreno quel giocatore che poi gli ha dato sprint con i tiri dalla distanza. Si tratta appunto di Dose e Bruno, una coppia di tiratori micidiali dai 6,75.
Allora abbiamo Bianchini, Bianchini per Trevisini, tira dai 6,75, nulla da fare, il rimbalzo è per Ousmane, affida il pallone a Coletti, ecco che ha portato oltre a metà campo, ce l'ha ancora lui per gestire la palla in fase offensiva, vediamo cosa fa Badu, il tiro è sbagliato, il rimbalzo è di Ousmane, Ousmane a centro aria, ma tira in maniera abbastanza bislacca Ousmane, cioè era dritto, poi si è avvitato su se stesso, Ousmane questo non deve farlo. Attenzione che c'è un giocatore a terra, vediamo che è appunto Chierchia, vediamo se riesce a rialzarsi Chierchia, sì lo fa, ma zoppica leggermente, deve essere sostituito, vediamo un po' quale sarà la cosa dirà, perché può solo saperlo lui effettivamente se l'infortunio è così solo una botta piuttosto che altre cose. Peraltro ritorna sul terreno Pignolo con il numero 12 e anche Vischi, ecco che Pignolo incarica lui di portare palla oltre a metà campo, Trevisini per Vischi, Vischi per Cianciotta, Cianciotta che ancora ritorna al playmaker Vischi, è ancora Pignolo marcato da Badu, 5 secondi per tirare, io effetto il tiro il buon Cianciotta, il quale ha trovato spazio giusto e anche tempismo per segnare un tiro da 3 punti che porta a più 16 il vantaggio della Latte Carso, che deve resistere appunto per 3 minuti e 43, così potrà andare a casa con il referto rosa, che è quello di dei vincitori, però non ci sta giustamente Mitch Coletti con questo tiro dai 6,75, ritorna dunque a 14 punti di vantaggio, non è poco in verità. Cianciotta scarica bene, poi Trevisini ancora per Cianciotta, tiro dai 6,75, nulla da fare, il rimbalzo però è per Pignolo, poi non si è accorto che Badu dietro arrivava appunto Pignolo, poi c'è il fischio dell'arbitro che ha visto peraltro in questo recupero di Pignolo un fallo egualmente del numero 23 appunto di Op Badu. E il pallone è ancora gestito dal Latte Carso UBC di Udine con Bianchini, Bianchini un ottimo movimento da pivot a centro aria, adesso c'è l'imbalzo ancora di Badu, 2 minuti e 56, 54 a 67, abbiamo prima Bruno, adesso è però il passaggio verso Dose, nulla da fare, e dalla parte opposta poi va a sbagliare Pignolo, un contropiede praticamente da solo, Coletti, tiro da 3 punti di Mitch Coletti, il tiro è però troppo corto per infilarsi, raddoppio ancora su Vischi, però il pallone comunque viene ricevuto dal playmaker Trevisini, ancora Pignolo, vediamo cosa fa, si infrange contro la barriera dei due di Hop, ma almeno uno ha commesso fallo secondo l'arbitro Pais, in effetti c'è il fallo di Badu, ci sembra, ed è il quarto fallo di squadra, esce Bianchini, lascia il posto a Cruz Felix e siamo a 2 minuti e 17 dal termine della partita, una partita che ormai io ritengo che non abbia più e non me la voglia appunto Lorenzo Beccarini, se dico che ormai i buoi sono scappati con questo canestro poi di Vischi, quindi difficile recuperare ancora il terreno, che sono di ben 15 punti di svantaggio. Vediamo Coletti a centro, bravo Miss Coletti, e c'è time out chiesto da Andrea Paderni per dire ragazzi ci manca 1 minuto 56, ah no scusate non c'è time out, c'è solamente un cambio, rientra sul terreno, no c'è Losito a 18, numero 18, Losito altro ragazzo del 1999 del vivaio UBC, Losito quindi sul terreno, quasi a dire che ormai appunto la partita è fatta per la Latte Carso UBC, che l'ha gestita
soprattutto nel terzo periodo, al meglio. Rischi, sotto misura, niente da fare. Adesso è Badù, prende il rimbalzo, 5-6 a 6-9 per il latte Carso. Il tiro di Usman da tre punti è sbagliato. 1 minuto e 25 e si tratta solamente di andare a chiudere il tempo residuo. Infatti vediamo che c'è anche un'altra sostituzione per dare spazio all'applauso per Vischi, e rientra con il numero 17 Zuliani, e quindi spazio alla panchina per quanto riguarda la squadra di Andrea Paderni, come spazio alla panchina l'ha data effettivamente anche Lorenzo Bettarini, che poi ormai non ha più carte da giocare, sotto di 13 punti a 1 minuto e 15. Il pallone è sparito, vediamo un po' dove si riuscirà a recuperarlo in qualche misura. È andato sotto le tribune, si attende ancora il recupero della sfera. Lui si potrebbe giocare anche con un'altra, al limite. Allora, vediamo se, ecco, si riesce a ritrovarla. Siamo riusciti a trovarla in qualche maniera. E ci sono 1 minuto e 15 secondi da giocare ancora. Coletti. Ecco Usman Diop, attende lo schierarsi dei compagni, il tiro è sbagliato, quello del numero 6 Bruno. Pallone però ancora per Feletto, 1 minuto al termine della partita, amici ascoltatori, vediamo cosa succederà. Il tiro dai 3 punti che viene stoppato da Pignolo, ancora il pallone che lì che cincischia. Ormai siamo nella fase garbage, come si dice in linea americana, sia delle foglie morte, tutto finisce, tutto si spazza. Allora ancora Bruno, apertura per Coletti, tiro da 3 punti di Mitch Coletti, e sono 3 punti ancora per il numero 10 in casacca gialla, 10 punti di vantaggio per la Latte Carso, che va a vincere questo incontro sfruttando al meglio, vediamo, le facce, le trame sia offensive ma anche la difesa. Qualche errore di troppo per la Virtus Feletto, 31 secondi, 71 a 59, tiro da 3 punti per Bruno, c'è fallo su di lui, ci saranno 3 tiri liberi per il numero 6, fallo che non serviva assolutamente fare, perché poi consente al numero 6 in casacca gialla di battere 3 tiri liberi per aumentare peraltro il suo bottino personale. Una buona partita per Bruno, quindi ho già detto in precedenza, è un giocatore che fa del tiro dalla distanza una delle sue specialità migliori. Allora 27 secondi ancora di gioco, siamo sul punteggio di 71 a 61 per il Latte Carso Udine UBC. Losito per Pignolo, il tiro di Cruz Felix, e da 3 punti per Cruz, bravo anche lui, iscrive da referto con il circolino attorno al suo numero di maglia. Tiro di Usmane, poi una palla che arriva a Badù, tiro corto, sotto misura, così tanto non c'è nessuno che prende rimbalzo, ed è Bruno, 2 punti, 7-4, 6-3, 3 secondi, ormai vediamo Cianciotta che va al tiro finale, nulla da fare, ma ormai si è vinta la partita e quindi non c'è problematica. Allora la Latte Carso Udine UBC batte Virtus Feletto 74 a 63, e grazie a tutti dell'attenzione.